Siamo in compagnia di Massimiliano Goffi, Portfolio Manager di Axactor Italy. Benvenuto, grazie per essere qui. Grazie a voi per avermi ospitato. Allora, parliamo della gestione del credito. Qual è, diciamo, il regolamento per comportarsi al meglio gestendo il credito? Allora, la gestione del credito è una materia sicuramente difficile, con diverse sfaccettature a seconda della tipologia di prodotto di credito che vado a gestire. Una cosa su tutte mi piacerebbe ricordarla, cogliendo l'opportunità della domanda: il calendar provisioning che il regolatore sta ponendo in essere sicuramente favorirà un cambio anche nei processi di gestione, sia da parte delle banche che poi degli operatori del credito, quindi vari service o fondi di investimento, quali Axactor è, perché si andrà, secondo la mia visione, ad un'anticipazione del momento di gestione del credito per cercare di non far incancrenire le posizioni, che potrebbero diventare sofferenze in futuro, e soprattutto anche per cercare di portare un aiuto alle controparti debitorie per risolvere le situazioni in tempo. Ecco, questo credo che richiederà anche un intervento forte sui processi, sull'innovazione tecnologica, perché ci porterà verso una sempre maggiore standardizzazione e omogeneizzazione della gestione del credito. Ecco, lei mi diceva prima che c'è anche, come dire, una conseguenza sul tessuto sociale. Prima le banche erano intese in un certo modo, poi questo legame si è andato un po' perdendo. In che modo lei vede questo rapporto col territorio? Ecco, questa è una cosa che mi sta personalmente molto a cuore, l'impatto territoriale, l'impatto sociale che comunque il credito ha. Penso che per tutta quella parte di credito che per mille e una ragioni dovesse diventare una posizione di difficile esigibilità, bisognerebbe poi andare a maturare tutta una serie di competenze e di caratteristiche personali degli operatori per andare a risolvere queste tematiche. Questo con una cura e un'attenzione al territorio, perché è lì che l'economia reale vive. Dietro al credito c'è poi di fatto l'economia reale, no? Sia dal punto di vista dell'impresa che poi dal punto di vista del consumatore, perché di fatto le posizioni diventano di difficile esigibilità nel momento in cui il mio reddito si impoverisce. Quindi l'attenzione a mantenere un tessuto sociale vivo è fondamentale, secondo me, e deve essere soprattutto anche frutto di una funzione di stimolo e di impulso che tutti gli oggetti operanti potrebbero avere nel mercato, a partire dalle banche ma anche dagli operatori quali servicer e poi anche delle associazioni governative di territorio, enti locali, con funzioni di stimolo delle politiche economiche.